Cascina Donato del Conte, al secolo Donato Borri, generale dell'esercito di Casa Sforza, prima di essere requisita dallo Stato nel 1477, quando Donato fu incarcerato e morì in circostanze mai chiarite durante un tentativo di evasione. Donato era stato infatti condannato da Cicco Simonetta per aver fatto parte di un presunto complotto volto ad uccidere la duchessa Bona di Savoia e compiere un colpo di Stato contro suo figlio, il giovanissimo duca Gian Galeazzo Maria Sforza. Secondo alcune voci, le accuse contro Donato sarebbero state un artificio dello stesso Cicco, impegnato a consolidare il suo potere di ministro favorito facendo terra bruciata intorno a sé, ben conoscendo l'ostilità dell'aristocrazia milanese verso un personaggio così influente e per di più calabrese. Secondo alcune ipotesi, Donato avrebbe realmente fatto parte del complotto, facendosi manovrare da Ludovico il Moro, il quale avrebbe mandato avanti i congiurati senza compromettersi personalmente. Annesso alla cascina vi è un oratorio gotico dalla struttura in cotto. Sulla facciata sono apposte la data 1482 e un'iscrizione latina. Il complesso rurale produttivo conserva al suo interno un mulino ad acqua con relativa ruota e un oratorio quattrocentesco.